richiamare l'attenzione sulla realtà dei migranti minorenni, specialmente quelli soli, sollecitando tutti a prendersi cura dei fanciulli che sono tre volte indifesi perché minori, perché stranieri e perché inermi. Questa l'esortazione di Papa Francesco nel messaggio per la 103esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà il prossimo 15 gennaio. Un concetto fatto proprio dal Jesuit Refugee Service, il servizio dei gesuiti per i rifugiati. Ce ne parla Martina Bezzini, coordinatrice della comunicazione per il JRS International. Un bambino al mondo su 200 è un bambino rifugiato e questo dà la percezione di quanto si è esteso il fenomeno della migrazione forzata e di quanto in realtà i bambini siano coinvolti e costretti a fuggire da quelli che possono essere conflitti, guerre, disastri naturali, casi di persecuzione, anche casi di estrema povertà dovuti a politiche economiche sbagliate. Molti sono accompagnati dai genitori, purtroppo molti non lo sono e questi sono i più vulnerabili. I minori non accompagnati intraprendono questi viaggi senza nessuno che si prenda cura di loro, senza soldi, senza adulti che possano fare da intermediazione, quindi sono facilmente esposti ai trafficanti, a cadere vittima di organizzazioni criminali. Tra gli oltre 65 milioni di migranti di oggi, rileva infatti il Papa, i fanciulli costituiscono il gruppo più vulnerabile perché, mentre si affacciano alla vita, sono invisibili e senza voce, spesso cadendo nella rete dello sfruttamento e del degrado, come spiega Anthony. Ha 29 anni, viene dal Kenya e oggi lavora all'ufficio internazionale del Jesuit Refugee Service. A child has no voice in the world. I ragazzi non hanno voce in capitolo nel mondo, a meno che un adulto non parli per loro. Ad esempio, i ragazzi nei centri di detenzione non hanno nessuno, non possono parlare a nome di loro stessi, a meno che non ci siano organizzazioni come il Jesuit Refugee Service che parlino a nome loro, e persino quando lo fanno, nessuno li ascolta o li considera. Ecco la sfida che dobbiamo affrontare. Il Papa cerca di sottolineare il fatto che la voce dei bambini viene ignorata, e anche quando parlano, non vengono ascoltati, per il semplice fatto di essere bambini. Gli adulti ritengono di sapere ciò che è importante per i bambini, ma le loro opinioni devono essere considerate. Anthony ha una sorella, Mary. Grazie al Jesuit Refugee Service, che solo nel 2015 ha fornito istruzione, protezione e assistenza a oltre 700.000 rifugiati e sfollati, ha la possibilità di studiare in Italia. Il Papa esorta le istituzioni internazionali a regolarizzare la posizione dei migranti minorenni nel pieno rispetto della loro dignità e sottolinea come per i giovani come Mary sia assicurato il diritto ad essere bambini. It is important for children to be children. È importante che i bambini possano essere bambini e questo l'ho notato personalmente attraverso l'esperienza di mia sorella. L'educazione ha rappresentato quell'opportunità di vivere l'infanzia che è ciò che l'ha salvata dalla sua sofferenza e dalle condizioni che le hanno imposto uno status di migrante. Ed è ugualmente importante capire che i ragazzi meritano di poter sognare in grande. I sogni che hanno vengono loro rubati dai conflitti e dalla migrazione che distruggono la loro infanzia. Non possono giocare per strada o vivere un grande sogno. Tutto quello di cui si preoccupano nella vita è quando arriverà il prossimo pasto. E questa non deve essere la vita di un bambino. Ecco perché facciamo appello ad individui, organismi e governi perché aumentino il livello di protezione dei bambini per permettere loro di diventare in futuro membri attivi nella società. This will allow them to become better serving members of society for the future.